Uè a tutti vichinghi vichinghe, sono Mitch e bentornati nella mia Road to Valhalla. Eccoci qua finalmente al terzo appuntamento del Q&A. Dovrebbe essere il terzo mese di fila che lo facciamo. L'appuntamento più atteso del mese, diciamocelo, il Q&A di dicembre. Partiamo subito con le domande senza perderci troppo in chiacchiere. Cerchiamo di tenere il video sotto i 15-20 minuti. Come sempre vi metterò i timestamps sotto il video, così potete andare a cliccare sulle domande che più vi interessano. Marco Simeoni ci chiede: Salve Mitch, salve Marco, avrei una domanda e una proposta da farti. Wow, come ti comporti in presenza di dolori articolari come infiammazioni? Smetti di sollecitare il punto in questione, ti alleni comunque con carichi bassi o magari smetti all'inizio della fase acuta per poi ritornare ai livelli precedenti con progressivo riavvicinamento? Allora, con gli infortuni io mi comporto seguendo le indicazioni di cui ha spesso parlato anche Austin Baracchi in vari seminari e video, specialmente mi sembra che l'abbia pubblicato uno sul canale di Alan Trull. Austin Baracchi è un dottore, inutile dirlo, e sa effettivamente di quello che stai parlando, e il suo metodo di affrontare appunto un infortunio, un'infiammazione, quello che vogliamo, mi è piaciuto molto, talmente tanto da volerlo utilizzare anch'io come modello appunto per affrontare appunto un infortunio mio o di un atleta che seguo. In cosa consiste? Semplicemente cercare di aggirare il dolore, continuando però ad allenare un determinato movimento o comunque utilizzando movimenti che si avvicinano il più possibile al movimento che vogliamo allenare. Esempio classico è lo squat, ok? Ho male al ginocchio, ho male all'anca nello squat quando raggiungo il parallelo oppure quando mi carico sulla schiena più di 100 kg. Molto bene, che cosa faccio? Ho due opzioni in questo momento. Non raggiungo il parallelo, non carico sul bilanciere meno di 100 kg. Quindi in questo caso, per esempio, un box squat potrebbe venirmi in aiuto. In questo caso delle ripetizioni più alte potrebbero venirmi in aiuto, così non devo caricare tanto il bilanciere. E queste sono tutte strategie per allenare da lontano, partendo da più lontano, lo stesso movimento che vogliamo allenare, senza mollarlo del tutto, per permettergli comunque di recuperare più in fretta, perché comunque ricordiamoci che allenandolo stiamo comunque buttandogli stressor, stiamo buttandogli metaboliti, stiamo buttando nutrienti, stiamo buttando ossigeno, stiamo buttando sangue naturalmente, c'è l'ossigeno col sangue, e quindi tutto questo gli permetterà di recuperare molto molto più in fretta rispetto magari a starsene seduti sul divano. Ho male alla schiena? Assolutamente non andare sul divano a non fare un cazzo tutto il giorno. Fatti un paio di stacchi rumeni anche col bilanciere vuoto. Anche senza bilanciere, ti fai un 3x10 di stacchi rumeni a carico libero, senza bilanciere, giusto per tenere in movimento appunto il muscolo, per utilizzare il pattern motorio e per permettergli così di recuperare più in fretta. Questa è la mia strategia, come mi approccio ad un infortunio. Per esempio, adesso stavo seguendo un calciatore qui in studio che aveva male al ginocchio. E il fisioterapista molto semplicemente gli ha detto che avrebbe dovuto potenziare il quadricipite perché la tendinite che aveva appunto sviluppato nel ginocchio gli stava creando problemi per giocare a calcio e molto semplicemente questo ragazzo aveva problemi addirittura a gestire il bacino, a gestire le spalle. Quindi partire da molto più lontano da quello che è il problema al ginocchio, sicuramente stare fermo sarebbe stata la cosa più stupida da fare. Ci siamo invece concentrati sul utilizzare il range di movimento che aveva a disposizione per fare lo squat, quindi abbiamo usato un box squat. All'inizio addirittura siamo rimasti col box squat rimanendo totalmente sul tallone, quindi sedendotisi proprio sul box e poi ripartendo. E poi piano piano abbiamo guadagnato prima di tutto il range di movimento e poi siamo passati a sovraccaricare il movimento. In questo momento il ginocchio del calciatore in questione è praticamente guarito e non abbiamo fatto altro che rafforzare i muscoli attorno appunto all'infortunio. Spero
Spero di aver risposto alla tua domanda, quindi mai rimanere seduti e cercare sempre di aggirare il problema con movimenti più simili possibili, più simile possibile appunto all'esercizio di base che non possiamo fare. Punto numero due, domanda numero due, sempre di Marco Simeoni, che chiede: che ne dici di portare una serie in cui fai del review delle palestre degli iscritti e dai qualche consiglio? Come si fa per i setup informatici, ma per le home gym? Vista la tua esperienza, potrei sicuramente dare giudizi costruttivi e consigli pratici. Magari ne fai 3, 4 o 5 al mese, a seconda di quante te ne arrivano. Potrebbe essere un'idea. Grande Mitch, sempre buon lavoro. Grazie Marco. E sì! Fatemelo sapere nei commenti, se interessa a più persone potrei tranquillamente farlo. Mi mandate video, foto delle vostre home gym e possiamo vedercele assieme, vedere se posso darvi dei consigli particolari o se voi addirittura potete darmi dei consigli particolari. Quindi fatemelo sapere nei commenti assolutamente. Andiamo avanti. Phil ci chiede: Ciao Mitch, domanda. A livello puramente ipertrofico, ci sono setup o varianti dello stacco con trap bar che permettono di reclutare in maniera buona sia quad che femorali? Grazie. Allora, la domanda che mi stai facendo, se la spostiamo ad un mus da due muscoli che conosciamo meglio, ha risposta subito da sola. Cosa intendo? Esiste un esercizio che ti permette di flettere il braccio, di utilizzare il bicipite e il tricipite allo stesso momento? Di contrarre il bicipite e il tricipite allo stesso momento. Quando usiamo il quadricipite, noi stiamo estendendo il ginocchio. Quando stiamo usando il femorale, noi stiamo flettendo il ginocchio. È vero, il femorale ha anche il compito di estendere l'anca, ma l'estensione dell'anca, come sappiamo, è quasi indirettamente proporzionale. Il grado di estensione dell'anca è quasi indirettamente proporzionale al grado di flessione del ginocchio. Detto ciò, quando utilizziamo una cosciata, quindi per reclutare il quadricipite, staremo mandando in allungamento il femorale. Quindi sì, lo staremo utilizzando, ma sarà uno stretch, un allungamento, che sicuramente gli permetterà di essere reclutato, ma non efficientemente come potrebbe essere pure un movimento puramente di estensione dell'anca. Lo stesso caso viene dall'altra parte. Se io vado a fare un movimento puramente di estensione dell'anca, starò flettendo molto poco il ginocchio e quindi starò reclutando molto meno il quadricipite, che sì, sicuramente verrà reclutato, ma in minore quantità rispetto al femorale. Quindi non esiste un movimento che permette di reclutare in rapporto 1-1 il quadricipite e il femorale. Verranno sempre reclutati sicuramente in tutti i movimenti di accosciata e di estensione dell'anca, ma mai è impossibile reclutarli in rapporto 1-1. Marco Anzolin, ciao Vichingo, ciao Marco. Una domanda mi assale. Perché gli haters continuano a scarsarti la minchia? Un saluto e buon Natale. Non lo so, Marco. Ci sono sempre, anzi, sono contento perché vuol dire che comunque i video che faccio arrivano a più persone e naturalmente in un bacino più grande di persone ci sono anche molti più stronzi. Senza offesa per gli haters. Quindi, come sapete, mi interessa fino a un certo punto. Se guardate le storie su Instagram, vedete tranquillamente che li prendo per il culo, che la prendo molto alla leggera, perché comunque se sei una spugna di personalità, quindi assorbi tutte queste cose, sicuramente non puoi fare il lavoro che faccio io. E quindi nel tempo ho imparato a fregarmene semplicemente e prendere per il culo queste persone. Tra l'altro, se volete farvi due risate, su Instagram ho proprio una playlist scritto che si chiama Commenti, nella quale raccolgo appunto tutti i commenti più fighi, le risposte, le conversazioni che ho con queste persone simpatiche. Quindi vi rimando lì se volete farvi due risate. Simone Mazza, scusa Simone, ciao Simone. Leggendo Project Bodybuilding, Gliparotti, l'autore, prepara i suoi atleti calcolando il volume allenante sulle ripetizioni settimanali piuttosto che le serie totali, quindi al contrario di Israel. La cosa mi è sembrata parecchio logica, sì? In fondo c'è differenza tra una serie da due ripetizioni piuttosto che una da 12-15. Tu che ne pensi? Grazie. Allora, Simone, grazie a te per la domanda. È un altro modo di vedere le cose. Se ci pensi, è vero che una serie da due ripetizioni è diversa da una serie da 12-15, però quello che dice il signor Liparotti, anche lui, come la metodologia di Israel, anche questa metodologia del contare solamente le ripetizioni ha la sua lacuna. E se vogliamo è anche la stessa che ha quella del conteggio delle sole ripetizioni. Qual è? Che noi sappiamo il totale. Non sappiamo effettivamente
se all'interno della serie mi hai fatto due 12 ripetizioni quando vado a contare la serie. E allo stesso modo quando vado a contare il totale delle ripetizioni, non so di quel totale come le ho distribuite per le serie. Quindi alla fine è un cane che si morde la coda. Stiamo togliendo da una parte per dare all'altra, ma rimaniamo sempre scoperti sotto una variabile. E ricordiamoci che queste sono soltanto delle metodologie, dei modi per fare, per programmare. Sono dei modi per tenere a mente statisticamente, matematicamente, i dati, le variabili che appunto utilizziamo durante l'allenamento. Questi sono due modi, contare le serie, contare le ripetizioni, ma ce ne sono tantissime altre, come possiamo immaginare. Semplicemente una persona, a seconda del caso, può scegliere quale si addice meglio alla sua persona, all'atleta che sta seguendo. Alla fine quello che conta è riuscire ad accumulare più lavoro nel tempo. Se vogliamo contare il totale delle ripetizioni, possiamo tranquillamente contare il totale delle ripetizioni, quindi semplicemente quel totale dovrà salire nel tempo. Se vogliamo contare le serie, come stiamo vedendo nella guida all'ipertrofia muscolare, basandoci sul volume di Israel, quindi le serie allenanti, contiamo appunto le serie e vediamo di farle salire nel tempo. Se mischiamo le due cose si può fare tranquillamente allo stesso modo. L'importante è avere sempre un sovraccarico progressivo nel tempo. Daniele Verdolini, ciao Dani. Q&A, when Mitch? Ecco la mia domanda, forse un po' da principiante. Dopo aver allenato un gruppo muscolare, arriva ed è sacrosanta la sensazione di tiraggio, tra virgolette. Dopo tot giorni, tiraggio intendi il pump, il pompaggio, i DOMS. Dopo tot giorni poi la muscolatura non tira più. Vuol dire che il lavoro fatto è andato a farsi benedire? Allora, se per tiraggio intendi il pump muscolare che hai subito dopo allenamento, dopo aver fatto una serie super metabolica ultra mega fotonica, è normalissimo che vada via, è semplicemente il sangue che se ne va via dal muscolo. Se intendi i DOMS, allo stesso modo, no, è normale che se ne vadano via, anzi, se dovessero rimanere vuol dire che ti stai massacrando in palestra e non riesci a recuperare dagli allenamenti. I DOMS non sono altro che, si pensa, i danni che si fanno nelle fibre muscolari dopo appunto averle sottoposte ad uno stress in sala pesi, ed è normale che queste fibre si vadano a recuperare, ed è fisiologico ed è sacrosanto ed è quello che stiamo ricercando, che queste fibre vadano a recuperare e a migliorarsi in questo modo. I DOMS non sono un'indicazione di un allenamento ottimale, sono solo un effetto collaterale che si ha dopo aver distrutto, tra virgolette, il muscolo quando si va a fare un certo tipo di lavoro in palestra. Ma non consideriamolo troppo come una metodologia per appunto vedere se il nostro allenamento sta andando bene o male. Quindi, per rispondere alla tua domanda, vuol dire che il lavoro è andato a farsi benedire? Assolutamente no. Andiamo da Edoardo Porta ora. Ciao Mitch, ciao Edoardo. Complimenti per canale, tutto come sempre. Ascolta. Ascolto, Edoardo. Potresti spiegare come funziona la tecnica di panca dove si sprofonda nel petto? Quella che fanno gli americani per intenderci. Leggi tutto. Inoltre, cosa ne pensi di lavori con bande e catene? Gli americani lo inseriscono molto nel dynamic effort, ma quali sono i vantaggi? Allora, non è che tutti gli americani fanno la panca con lo sprofondamento nel petto. Lo fanno, a parte che lo fanno anche in altre parti del mondo, è una tecnica che personalmente non mi piace, perché specialmente nel principiante bisogna saperla usare. Nel principiante non fa altro che, andando a sprofondare nel petto, non fa altro che farti perdere le scapole in avanti, farti incavare in avanti, farti perdere appunto l'assetto e farti spingere appunto in una posizione poco efficace per la spinta appunto. E facendola bisognerebbe essere in grado di mantenere perfettamente l'assetto scapolare. L'affondo ti aiuta a dare quell'inerzia all'inizio del movimento per l'inizio della fase concentrica dal petto. E molti provano a utilizzarla malissimo, lo si vede tranquillamente in un sacco su Instagram o su Facebook. Lascerei questa tecnica a professionisti che la sanno fare. E personalmente mi concentrerei più sul rallentare il bilanciere al petto, toccare dolcemente la maglietta, per poi ripartire con la fase concentrica del movimento, mantenendo sempre la tensione al petto, senza creare accelerazioni particolari che potrebbero semplicemente farci perdere l'assetto scapolare. Inoltre, cosa ne pensi di lavori bande e catene? Molto fighi, sicuramente, però sono molto particolari da utilizzare, non tutti lo sanno utilizzare. Io non penso di averlo mai usato, l'ho usato soltanto una volta quando dovevo fare da Christian, avevamo usato gli elastici per farmi uno scarico con lo
lo squat, ho caricato 230 kg sul bilanciere e grazie all'elastico, semplicemente per uno stimolo neurale, li avevo portati in accosciata. Però non è una cosa che farei normalmente, non è una cosa sicuramente che farei con novizi e intermedi. Sono utili per modificare la curva della forza. L'elastico più tende naturalmente, più ci toglie o dà peso sul bilanciere a seconda di dove lo mettiamo, e la catena allo stesso modo, mano a mano che l'appoggiamo per terra, andrà a toglierci il carico per poi restituircelo, mano a mano che torniamo, la facciamo di nuovo staccare da terra essenzialmente. Sono dei metodi diversi di utilizzare, di scrivere un allenamento. Più avanti sicuramente acquisterò delle catene, ce li ho già nella lista dei desideri di Amazon, e quindi probabilmente me le studierò un po' meglio e potrò portarvi del materiale un po' più dettagliato in merito. Emanuel Oduntan. Ciao Emanuel. Ciao Mitch, sei un grande. Ciao Emanuel, grazie. Complimenti per il canale Conoscenze. Le mie alzate sono migliorate molto grazie a te. Q&A, ok. Quante sono le rep minime in un multiarticolare per innescare ipertrofia? C'è chi dice 15, chi dice 25, chi dice 30, insomma, qual è sto fantomatico numero magico? Chi dice 15, 25, 30 è uno stronzo, perché che cazzo vuol dire? Intendi totali ripetizioni, non in una serie mi fai 30 ripetizioni. Comunque non esiste questo magico numero. Dipende dal gruppo muscolare, dipende. Come se hai visto se stai guardando la serie sul guida all'ipertrofia muscolare, avrai capito che ogni muscolo ha bisogno di un lavoro diverso, ha bisogno di intensità diverse, quindi rep range diversi. Il tutto va a riassumersi in un grandissimo dipende. Tipicamente, generalmente, si consiglia di comunque di rimanere, di dedicare del lavoro ai muscoli, addirittura anche agli esercizi multiarticolari, gestendo sempre ripetizioni rep range più bassi e rep range più alti. La classica indicazione, se si vuole rimanere per l'ipertrofia muscolare, è gestire la maggior parte del lavoro dalle 6 alle 12 ripetizioni, ma ciò non toglie che si possa anche andare sotto le 6 e sopra le 12. Tipicamente per i multiarticolari non consiglio sicuramente di andare sopra le 12, perché ci sono i classici fattori, specialmente cardiovascolari, specialmente psicologici, di tenere un carico per così tanto tempo, magari sullo squat sopra la schiena. E quindi non consiglio mai di andare sopra le 10-12 ripetizioni con gli esercizi più pesanti, multiarticolari. Mentre si può tranquillamente andare al di sotto. Sfruttare tutto questo range ci assicurerà sicuramente di sfruttare al meglio appunto questi esercizi, e fare un buon guadagno ipertrofico a fine giornata, a fine sessione. Sergio Spaccavento. Ciao Sergio, ciao Mitch. In una fase di intensificazione è possibile mantenere un alto volume sui bicipiti? Sì, i bicipiti praticamente non sono reclutati. Se intendi una fase di intensificazione per squat, panca e stacco, i bicipiti non sono reclutati in nessuno di questi esercizi attivamente. Direttamente uno stacco si attiva i bicipiti, ma in isometrica, uno squat si attiva i bicipiti, ma comunque sono in massima contrazione isometrica, mentre la panca piana va ad estendere l'avambraccio, il gomito, e sicuramente il bicipite non sta facendo altro che allungarsi. Quindi non dovrebbero, anzi, potrebbe aiutarti anche a recuperare, specialmente per quanto riguarda i tendini. Che vanno ad affaticarsi molto durante questi esercizi, specialmente nello squat e nella panca. Quindi sì, anche in una fase di intensificazione, se il tuo obiettivo è avere dei bicipiti enormi, puoi tranquillamente mantenere alto il volume. Anche se ti consiglio comunque di seguire sempre la stessa ondulazione per tutti i gruppi muscolari all'interno dei mesocicli, perché puoi andare a variare il volume di ogni gruppo muscolare, di ogni movimento, in maniera diversa all'interno dello stesso mesociclo, diventa un puttanaio ed è molto difficile da gestire. Numero 2, sempre Sergio, per migliorare nelle trazioni, che ne pensi di considerare solo un numero di ripetizioni, di raggiungerlo mantenendo il RPE 8? Per migliorare nelle trazioni, che ne pensi di considerare solo un numero di ripetizioni e di raggiungerlo mantenendo il RPE 8? Cribbio. Assolutamente sì, è un modo per farlo.
cioè tu intendi avere un numero di ripetizioni totali da portarti a casa a fine giornata e fare delle serie che arrivino sempre al RP8, assolutamente sì. Se vi ricordate anche Simone Calabretto nella serie sull'RPE ha parlato di una metodologia simile. All'atleta dai un numero totale di ripetizioni e un RPE e l'atleta avrà il compito di raggiungere quel totale di ripetizioni rimanendo sempre nelle serie ad un determinato RPE. In questo caso mi hai detto per esempio l'RPE 8, facciamo un RPE 8. Quindi mi devi fare 50 trazioni a RPE 8 e decidi tu quante serie, in quante serie dovrà essere fatto. Quindi sì, è un buon modo sicuramente per farlo. Programmazione con progressione ciclica, meglio di una lineare? Dipende di che livello sei. Una progressione ciclica cosa intendi? Che progredisci soltanto in determinati momenti? C'era una foglia incredibile, mi ha fatto paurissima. Dipende perché dipende da tante cose. Per esempio, la prima cosa che mi viene in mente è progressione ciclica, che cosa vuol dire? Che progredisci soltanto in determinati momenti dell'anno, nella determinata alzata. Meglio di una lineare? No, in un novizio. La progressione lineare è sicuramente il miglior modo per farlo progredire nella maniera più veloce possibile. Se intendi la programmazione a blocchi, una programmazione ondulata, queste si possono attuare invece in atleti più intermedi e avanzati che non riescono più a rispondere bene con una semplice progressione lineare. Quindi sta tutto nell'adattare all'individuo la scheda in base appunto alle sue esigenze e al suo stadio di allenamento. Michele Notarangelo, bella Mitch, ciao Michele, volevo chiederti il metodo più semplice per trovare la propria stance nello squat, grazie mille, ho fatto un video Michele, lo trovi nel canale, si chiama Come trovare la propria stance nello squat, una cosa del genere. Esa Y3X, ciao, sarebbe interessante se parlassi del timing delle varie alzate, se cambia in base al soggetto per leve, muscoli predominanti, eccetera, eccetera. Dipende appunto dai vari soggetti. Per esempio, in uno squat io consiglio sempre di, anche nella panca, essenzialmente nei movimenti in cui c'è una fase eccentrica che precede la concentrica, di sfruttare quella fase eccentrica per tensionare bene i muscoli e caricare lo stretch reflex che poi ci aiuterà a sparare il bilanciere nella concentrica. Quindi sia in squat che in panca, scendere essendo consci della discesa. Gestendola in maniera tale da caricare bene i muscoli per poi passare alla fase concentrica del movimento. Parlo di questo dettaglio nel video Migliora istantaneamente il tuo squat, quindi vai a vederti quello se vuoi approfondire in merito. Ma comunque non ci sono delle tempistiche particolari da dedicare a ciascuna alzata, è una cosa molto individuale. Sicuramente non è che devi rimanere 5 secondi a farmi una fase eccentrica. Per caricare i muscoli, non è efficiente sicuramente per il risultato finale. No! Easy. Duro. Su. Uno. Due, ce l'hai, eh. Rimani alto col petto, schiena chiusa. Spingi contro la panca. Sì, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Ok. Stefano Vendrice. Ventrice. Ciao Mitch, come al solito torno a romperti le palle con delle domande. Figurati Stefano, ciao comunque. Vorrei sapere una cosa. Quando in una scheda trovo scritto di usare ad esempio in panca un carico all'80% RM e di fare un 6x6. Minchia, un 6x6 all'80% è tanto. Dovrei usare un carico col quale posso fare al massimo ripetizioni, giusto? Ragion per cui mi allenerei con un buffer di 2, cioè no. Stefano, assolutamente no. Carico dell'80% di fare 6x6 vuol dire che tu, avendo quell'1RM, gli prenderai l'80% di quell'1RM e farai il 6x6 con l'80% del tuo 1RM. Quello di cui stai parlando tu è il RPE ed è un'altra cosa, quella è una scala di percezione dello sforzo, dove appunto, come hai detto, l'RPE 8 vuol dire buffer di 2, però sono due cose differenti. The Gun, ad aprile ero ad un massimale di 120 kg di squat, adesso faccio fatica a 95 kg per 4. Come posso progredire? Fermo restando che la tecnica sia corretta. Grazie e ciao. Impossibile rispondere. Prenditi il tuo tempo,
capisci quali sono i tuoi punti deboli, sia tecnici che muscolari, programma per risolverli e crea appunto una progressione nel tempo che ti porti a provare di nuovo l'1RM in maniera efficiente. Federico Menzi, buongiorno Mitch. Ciao Federico. Ecco la mia domanda del mese. Si parla sempre di recupero tra una serie e l'altra, ma mai o quasi tra una ripetizione e l'altra. Soprattutto in stacco e squat, noto anche nei tuoi video che a volte tra una ripetizione e l'altra c'è più di un secondo di recupero e questo avviene generalmente quando termina la fase eccentrica. Qual è il rest più corretto? Io mi prendo 2-3 secondi perché ho visto che mi aiuta a non sporcare la tecnica, ma vado di intuito, senza avere una base scientifica a supporto. Come sempre, grazie per la tua risposta. Fede, non pensare a questi dettagli, qua si va davvero nello scervellamento inutile, paralysis by analysis si dice in americano, paralisi da analisi. Non ha senso contare i secondi tra una ripetizione e l'altra. Naturalmente non devi stare 20 secondi aspettando che appunto di rifare la seconda ripetizione, perché quella sono due singole, non sono una doppia. Ma non focalizzarti troppo su questi dettagli, perché finisci veramente per sprecare energie per cose effettivamente che non sono utili tenere in conto. Non sono neanche a conoscenza, sinceramente, di studi o evidenze scientifiche che dimostrino quanto è effettivamente il tempo di recupero da prendersi tra una ripetizione e l'altra. The sand from my ear. Minchia. Q&A, ciao Mitch, ciao The sand from my ears. Vorrei sapere qual è la tua opinione in merito allo strongman training. Quanti sono gli esercizi che più ti incuriosiscono e che in un ipotetico futuro vorresti implementare nel tuo allenamento? Sicuramente nel mio futuro, se riuscirò ad ampliare questo studio, implementerò degli esercizi di strongman, fichissimi tutti essenzialmente. Voglio sollevare macchine, spostare trattori, tirare cose, sollevare sassi enormi, la log press è una figata, i farmer walks. Tutti gli esercizi da strongman sono molto molto affascinanti, sicuramente molto molto divertenti, e appena avrò la possibilità di implementarli nel mio studio o, chi lo sa, in una futura palestra un po' più grande, sicuramente li studierò meglio, li utilizzerò meglio e li porterò anche nel canale sicuramente per approfondirli meglio. Bene vichinghi vichinghe, questo era il video. Se il video vi è piaciuto vi invito a mi piacere il video come se non ci fosse un domani. Commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Attivate la campanellina delle notifiche se non l'avete ancora attivata. Noi ci vediamo assolutamente in un prossimo video. Vichinghi vichinghe, io vi ringrazio per la visione. E ciao Matte.